Buonasera Duce e bentornati a Chanton Ladin. Stasera si portò un inciadore, andò che da poco le venne fuori un libro sui ciampanì dei ritratti del fotografo Vito Vecellio. Matteo Dadeppo, direttore della magnifica comunità de Ciadore, ne conta come che le è nasciuta sta pubblicazione. Un po' di anni fa Vito Vecellio, fotografo eccezionale del luogo, ne ha invitato a fare un'indagine sul territorio. Allora noi l'avevamo mandato un giro per i ciampanili dei 22 comuni del Cadore, P, su sta torre ca, la ciampana dell'Arengo, come la chiamiamo noi a Pieve, e l'ha fatto una serie di fotografie per dire a capire come che in quei luoghi del Cadore. E questo vede come che si è sviluppato il nostro paese, e questo vede la gente che faceva dall'alto dei Ciampanil, e dopo e questo vede anche la luce, l'aspettò la neve, l'aspettò il brutto tempo, l'aspettò tutti i momenti più particolari. E l'ha fatto una campagna eccezionale dell'arco de doi anni. Vito sa questo, l'ha accettato delle luce del territorio nuove per lui. Tante ciampane. I tedeschi ne ha portate via. Qualcuna resta e ne ricorda chi che ha fatto deduto per il nostro territorio. I sagrestani non era mai stata ricordata, noi l'avevamo ricordata in un libro e te i racconti che ne disea. E dopo abbiamo fatto anche un'indagine sui detti legati ai ciampanili e alle ciampane. Uno dei più bei è che le feule, quando te le piante do, alla sentire le ciampane per venire fuori buone. Oppure sono destra città altre detti come che la da Comelego che l'ha detto che qua anche se toccia il sacro è un brutto mestiere perché che portava via le ciampane del 1917. Quindi è un lavoro che abbiamo fatto per ricordare un luogo che è sacro in tette ogni comune del Cadore. Si spostò in Tela Gordin a Caviola, andò che la famiglia Polone l'ha fatta festa per i 70 anni di attività dell'Alberg Felice e la ne conta come che le muda il lavoro e il turismo in questi anni. Qui siamo a Caviola, in Val del Bioi, nel comune di Falciade, per discorrere con la famiglia Polone. Perché gli ha fatto proprio un testo di 70 anni di lavoro. Alessio, e lo sta chi ha cominciato a fare su quest'attività? Allora, che la faccio sta attività è stata mio nonno insieme a mia nonna, mio nonno Felice e mia nonna Elvira. Dopo le rimanca mia zia Adriana, mio zio Ado e mio padre il Dante. E io tutti avanti così fino a, diciamo, al 95, dopo di che le manca mio zio, dopo mio nonno, il 96. E dopo invece mio padre ha deciso di tirare avanti l'attività, insomma, di famiglia. Noi siamo qua dal 96. E in tutti questi anni, Forest, e li cambiai come? E lo cambia come il lavoro? Allora, diciamo che adesso Falciade di sta la cambia anche tanto la tipologia, le pi anche a famè, non le pi solo come diceva una volta le tanti nonni, le anche a famè, bocce, l'inverno il lavoro praticamente sempre con i polacchi, diciamo. Siamo qua con Dante Walt, che è uno dei fondatori di questa azienda. E vorrei te domandare, Dante, che ti ricordi tu dei candi che tere picciole, che tere qua, già in questo albergo? Ah, allora mi sono l'anno del 54 perché si laurea qua, il mio papà l'aveva cominciato a costruire, sas pa sas, con tanti muratori. Mi ero in boccia piccola perché avevo 7 anni, 6-7 anni. E mi ricordo che quando tornai da scuola, il mio compito era che il dietro sta ciodi, tanti, tanti ciodi, perché i costea soldi una volta e allora bisognava recuperare. Ti ricordi come che era i siori una volta e come che gli aldi d'ancoi? Come li cambiai sti forest che vien a cercare d'alberg? I fiori venivano volentieri perché era la buona, eccetera, molto gentili anche, no? E i tiri anche alla mano, qualche volta, perché se mi ricordo che mio papà qualche volta si catena in difficoltà, ma gli diceva, Felice, non stavi paura, tempeste mi, andi avanti, schei. E così, in cina alla volta, porta avanti tutta la struttura. E al di d'ancoi foreste invece cerca li che?
E di come? I foreste, Dio, una volta i fia i periodi lunghi, i fia anche mese, 15, 20 di mese e mezzo, anche tanti. E adesso invece i vien 3-4 fine settimana, tanti, dopo che ne chi che fa anche una settimana completa, dopo che ne hai ancora clienti di una volta vecchi che fa anche 15, 20 di. E adesso i tempi esigenti, insomma, ecco, esigenti nel che senso lei vuole essere più fini, no? Tutto più fine. Noi se usai, diciamo, alla montanara buona, no? E non dovesse adeguare anche a noi, diciamo, a soddisfare, diciamo, le esigenze, insomma, che ha al dia con i turisti. Comunque non è male, dai. E che ne è brava detta anche adesso, diciamo, ecco, finalmente. Zenzenighe l'è un paese fetter da scoprì. La scrittora Luisa Manfroi la nemmena conosce Val de Pi sulla conformazione e sui cantoni de sta villa, legata anche alla vita del famoso pittore Antonio Ligabue. E poi siamo a Zenzenighe. Ite par villa e siamo con la Luisa Manfroi, che è una che ha sempre rincurato le zone di questo bellissimo paese. Qua siamo tra la contrada del canton e questa è la piazzetta picciola. Questa è la Drio de Mille, la strada che porta Veccia, che porta su San Tomas, e questa invece è quella che porta Ite par villa. Conte nel cin, sto bel locche. Che l'ha di bella. Ma se vuol dire che qua era il centro del paese, perché Zenzenighe l'ha sempre avuto il problema delle alluvioni. Qua le case le sa relativamente sempre salvate, perché le era qua proprio du parapede alla muta, du parapede alla riva. Il nucleo l'era qua, quindi qual era la vita del paese? Questo paese qua si differenzia tanto da chi altro, il paese che gli è tagliato su per le monti, su per le coste. Insomma adesso in Cina, in Liguria, si divide in Liguria. Il paese è veramente come tu cosita e al porto di via Roma adesso arriva il mar. Ve conto che sta perché vale la pena. Menona, mia bisnonna, per la verità, era partita da Felat. Quando è venuta a se maridà qua a Zenzenighe, gli ha detto: ma i vestiti smatta veni qua a Zenzenighe a te maridà e mezza sti giaroni. Perché ciò, inte per la valada, l'era i camp, l'era i prai, qual era giare? L'era veramente una delle più grandi preoccupazioni degli amministratori. Vero è che intorno alla fine dell'Ottocento gli ha cominciato a si preoccupare di fare sui argini. E è stato là che allora il capoluogo, il San Cin Salvà, però dopo storica è stata anche l'alluvione del 1748, che adesso con le infrastrutture che le state fatte su, il paese il sa anche difeso, però in passato era veramente un gran problema. Scusa, ma è un foresto che viene da fuori e che guarda queste case taccate su per le crepe, si domanda ma... Come che le fa sta no, su? No, ma che lo sta chi che va ordinato a fare le charge su perché le crepe. Sì. Analogica ben la precisa. Tutta analogica ben precisa. E mi piace anche ricordare che qua cosita, era una femmina qua dalla villa che mi contea, le case le aveva due uscite. Una qua, che dea verso la villa, e una che dea in due. E l'aveva anche quella una funzione, che era un caso di scampà. E una cosa particolare che tra una casa e l'altra, qua della villa, le vie che va giù le si chiama burelle. Insomma, il motivo di questa intervista qua è quella delle score di un paesan di Zenzenighe autorevole. Sì, se può dare proprio di. Disgraziatamente bravo, perché è Antonio Ligabue. Sì. Tony Costa, se potrei chiamarlo, per sua madre era da Costa. Era da qua, sì. Mm. Infatti Antonio Ligabue, noto artista, che le cui origini le proprio qua a Zenzenighe, quindi questo che vuol dirlo, sì. Sì, adesso con calma don proseguiamo io per la villa e don davanti alla casa del Tony, che del Tony Costa. La somare. Qua si cattone davanti a quella che è la casa onde che è nassù la Maria Elisabetta Costa, che sarebbe stata po' la mare di sto Tony Ligabue. I dis che ella la fu seduta via quando che l'aveva ancora da avere il fiol, col garman out, per dire che l'era incinta in poche parole, anche se dopo non si sa effettivamente chi che l'era al pare. Qua uscita da Inte l'era conservata in, come tenanicia in piccolo angioletto. E allora anche là le venne fuori la supposizione, sarà lo stato Ligabue? No, Ligabue non poteva essere stato perché le nasce a Zurigo
toni di gabue e non la metto più qua, perché dopo le due verso Reggio Emilia, Gualtieri e quindi non le sta qua. Però l'attribuzione la può darsi che la sia invece di un altro pittore e che l'era il Vincenzo De Biasio, detto il Perussola. Chi che la conosce mi racconta che la vea, era un uomo piuttosto alto, con i mostacci, anche di bell'aspetto, e che sapeva tan bel fa quadri. E inte la Triol de la Cross, la Inte, del 1928, i disse che l'avesse fatta anche un piccolo dipinto. Insomma, tornando a Ligabue, mi dica una cosa, che la storia la è bella, le giusto ricordare, però che vuol sempre attualizzarla, che vuol portarla a quel che lei aspetti attuali della realtà. Mi dica, senza nighe, la tutti i suoi aspetti caratteristici, perché le in paese è di caratteristica commerciale, perché la sua natura, l'chela, però sarebbe importante, ligalo anche a quel che è un personaggio. E la mia proposta sarebbe quella di ligarlo a Ligabue, perché per valorizzarlo, perché veramente è stata una figura di spicco del panorama pittorico del Novecento, la sua figura la è nota in tutto il mondo a livello internazionale artistico. Grazie per essere stati con noi outer, vi aspetto mercoledì che ven con altre nuove. Sarevede e buona continuazione.